Cari amici, oggi per me è un giorno di particolare importanza perché celebro 31 anni esatti oggi da un evento che è stato determinante non solo nella mia vita, ma anche in quella della vita cristiana. In quanto il 28 febbraio del 1988 sul Colle della Vecchia a Montesilvano 20.000 persone trasportate lì dalle parole di un viceparroco che dava retta alle visioni di una parrocchiana che gli diceva di avere contatti quotidiani con Gesù e la Madonna, e ne era stato tanto convinto, in primo luogo da far erigere una grande croce sul Colle della Vecchia che è lì alle spalle di Montesilvano, e poi di trascinare lì con una previsione. Il giorno 28 febbraio del 1988 ci sarà un miracolo più grande di quelli che state vedendo a Medjugorje e di quelli che avete visto a Fatima e a Lourdes. La Chiesa di fronte a questo sacerdote non sapeva cosa fare. Avevano fatto dei test quando la veggente in trance diceva di essere lì a contatto con il Signore e la Madonna, e dai test era risultato che questa donna non stava fingendo. Era veramente in trance, e di conseguenza la Chiesa non sapeva cosa fare, se andare contro a questa previsione, e come succede di solito non si pronunciava. Si pronunciò dopo, perché arrivato il giorno fatidico, con 20.000 persone a guardare in cielo per vedere che cosa stava succedendo in cielo, perché era stato detto che questo evento sarebbe accaduto in cielo, e dunque guardavano il sole. Una delle persone convenute lì, per la situazione particolare che stava accadendo lì, l'emozione, quello che volete voi, morì. Molti altri nei giorni successivi furono costretti ad andare a farsi curare la vista, perché osservando il sole a occhi nudi e a lungo avevano avuto dei danni alla retina. Ma tutto quello che aspettavano di vedere lo attesero invano. Fu il flop più grande delle attese del cristianesimo. Questo evento è stato trascurato poi nel tempo, ma accadde che 20.000 persone furono convocate lì per un dichiarato evento che sarebbe accaduto in cielo, e non videro nulla. Quel sacerdote fu veramente nei guai nei tempi che vennero dopo, e passando il tempo addirittura fu costretto ad andare via da lì. Oggi è al seguito, sembra, di un'altra veggente verso la Puglia. Ebbene, che cosa doveva accadere in cielo? Ossia laddove le cose che accadono non si vedono.
che potessero essere realmente viste. E se uno lo vuol conoscere, in cielo e in terra, ogni giorno che è celebrato un santo. Il santo celebrato il 28 febbraio, uno dei due almeno, perché l'altro è Macario, è San Romano Abate. Ora, l'abate è chiaro che cos'è. È un sacerdote che fa la sua carriera, diciamo così, monastica, e non c'entra nulla in apparenza con il padre di Gesù, che Gesù chiamava Abba. Ma nel termine italiano di abate è compreso questo te Abba, romano, San Romano Abate. E io, che mi chiamo Romano, ho celebrato sempre il mio onomastico non nel più noto San Romano di Roma, che è quel San Romano che fu il protettore di San Lorenzo, che quando vide San Lorenzo che era stato messo su una graticola per essere arrostito vivo, egli che aveva avuto l'incarico, essendo proprio un comandante della guarnigione che era stata delegata a eseguire quell'atto disumano, rabbrividì, si informò quale fosse la colpa di quel poveraccio e gli dissero che subiva quel castigo perché era un cristiano. Ebbene, questo romano, celebrato come Santo Romano di Roma perché non si sa che nome avesse, questo romano disse in se stesso: se hanno tanto accanimento contro un poveraccio, significa che ha ragione. E allora volle parlare con San Lorenzo e fu convertito. Volle essere battezzato da San Lorenzo e la Chiesa oggi lo celebra come il santo protettore dei santi. Un santo, quel romano lì, che tutte le volte che si fanno quei riti un po' strani in cui si cerca di scacciare Satana, è invocato proprio perché quel romano rivelò una straordinaria capacità di leggere le verità celesti senza che nessuno gliele avesse raccontate. E infatti Gesù diceva nel suo Vangelo: se una mano ti è di scandalo, tagliala, è meglio che tu vada nell'aldilà senza una mano, piuttosto che tu perda totalmente te stesso. E di fronte al pericolo di perdere la testa, come tutti coloro che egli aveva intorno, preferì perdere realmente la testa, fu decapitato, ma non perderla come invece l'avevano evidentemente persa tutti coloro che per contrapporsi a un cristiano non trovavano nulla di meglio da fare che porlo su una graticola ad arrostire come se fosse un salamino. Ebbene, io non ho mai celebrato quel romano lì, il San Romano Abate del 28 di febbraio. Ecco, ma io in quel giorno, in cui lontano circa 600 chilometri da dove ero io a Milano, io cosa stavo facendo? Il mio caso ve lo racconto in poche parole.
uomo di successo fino ai miei 33 anni, decisi di rinunciare a tutto il potere che avevo ottenuto per dar corpo a Cristo. Io avevo solo una cosa da poter donare di me al Signore: dargli il mio corpo, come quello di un asino, un somaro, su cui Gesù e i suoi valori potessero salire e essere di nuovo presenti in questo mondo reale in cui Gesù Cristo non c'è più, se non come una pura memoria di un fatto lontano nel tempo, accaduto 2000 anni prima. Io volevo dare il mio corpo a Cristo affinché portasse avanti la sua anima, il nucleo importante del suo Vangelo. E per far questo non mi ero comportato come il giovane ricco che di fronte a Gesù, che gli dice abbandona tutto e seguimi, lo ritenne tutto sommato uno sprovveduto. Ma come? Era andato da lui per chiedergli come faccio a essere perfetto, io che già aiuto tutti con le mie ricchezze. Mi sento dire va, torna a casa tua, vendi tutto, donalo ai poveri, poi vieni da me e segui me che sono un povero, che ho bisogno di aiuto. Ma come? Io che aiuto, devo cessare di essere uno che aiuta e devo divenire uno che ha necessità di aiuto? Vedete, non aveva capito che chi fa tutto veramente e per davvero è Dio. Era tanto pieno della sua convinzione che egli era importantissimo, essenziale per il bene, che se fosse venuta meno proprio la sua azione, omai Dio come poteva fare? Egli si aspettava che Gesù gli dicesse va, torna a casa tua e fai in modo che ce ne siano molti altri come te, perché Dio ha bisogno di te. Invece Dio non ha bisogno di nessuno. E tutti coloro che si credono importanti, essenziali, perché hanno l'idea, specie se sono un papa, che da loro dipende la gestione della Chiesa, dalla loro capacità, come quel papa che oggi è ancora vivo, è un papa emerito, il quale, avendo fra l'altro la convinzione di essere un gran teologo, cosa ha fatto di fronte alla delega che per 3 volte Gesù gli diede dicendo: mi ami tu Pietro più di costoro? Sì, Signore, ti amo. Pasci il mio gregge, mi ami tu Pietro più di costoro? Sì, Signore, ti amo, abbi cura delle mie pecorelle. E per la terza volta: Pietro, tu mi ami? Si rattristò Pietro che per la terza volta Gesù gli chiedesse se lo amava e gli rispose: Signore, tu che sai tutto, tu lo sai che ti amo. E per la terza volta Gesù gli diede l'incarico di aver cura del suo gregge. Ora, di fronte a ciò, amici, in virtù di che cosa Pietro ha avuto la delega di aver cura del gregge? Forse della capacità di pastore o dell'amore semplice e puro per Cristo? Ecco, come fa un papa teologo a dimettersi amando Cristo, ben sapendo che la sua delega gli è stata data non per la sua capacità, ma per l'amore verso Cristo? E se proprio per l'amore verso Cristo si sente essenziale, egli, il rettore della Chiesa, sta compiendo in modo inavvertito e mostruoso da parte di un papa proprio quel peccato del giovane ricco che si crede essenziale senza la sua capacità
nel gestire le cose buone, cosa farebbe Dio? E cosa farebbe la Chiesa se un Papa non è capace di fare il Papa? Vedete, la presunzione umana fattiva. Io questo lo avevo capito e rinunciavo in tutti i modi a mettere in piedi la mia presunta capacità nel gestire la mia vita, perché volevo che la mia persona non fosse guidata dai pensieri della mia persona, ma dai pensieri di Gesù Cristo. E in quest'opera avevo trascorso 15 anni assistendo a veri e propri miracoli che proteggevano la mia iniziativa, finché la misura fu colma e finii in grandi difficoltà, tali che a un certo punto io, che avevo tentato di dar corpo a Cristo, ritenni inevitabile di concludere esattamente nel modo con cui Gesù concluse la sua esperienza. Andò verso il suo Calvario e il giorno 28 di febbraio del 1988 io mi decisi di fallire, e sarei fallito esattamente come le tre croci sul Calvario, con due ladroni, uno a sinistra e uno a destra, che si chiamavano come me nel mio caso. Erano la ditta individuale Romano Amodeo da un lato e la Romano Amodeo SRL dall'altro lato, e in mezzo c'ero io, fallito di persona, come proprio l'unico vivo lì in mezzo, Gesù Cristo. Io, in questo giorno preciso, conclusi il mio tentativo di dar corpo a Cristo nel modo esatto con cui lo aveva concluso Gesù. Vedete, un grande miracolo in cielo. Perché? Perché quando chi non ha nulla, una povera vedova, di fronte a tutti gli altri che, avendo grandi ricchezze, offrono e portano al tesoro del Tempio grandi ricchezze, lei che ha un poco, solo un poco, che le serve per vivere, prende quel poco e lo offre al Signore, ebbene Gesù disse: vedete quella vedova, è colei che ha dato più di tutti. E io ero in quella condizione lì, proprio perché, avendo dato tutto me stesso, quel poco o tanto che io avevo, avevo dato tutto. È il miracolo del cielo, che è possibile ed è fatto da ciascuno di noi quando, nell'ideale cristiano, lo portiamo avanti al 100%, senza fare i patti con l'opportunismo. Se faccio questo, poi ne ho degli inconvenienti. Se faccio quest'altro, ne ho altri. Cosa devo fare? E siamo presuntuosi nel credere che il futuro dipende da noi e non dal disegno di Dio. Ecco, 31 anni sono trascorsi da quel giorno e il Signore volle che, mentre io ero molto triste quel giorno e mi affidai a San Romano Abate dicendogli: aiutami tu che sono qui solo e disperato, mentre io mi accingo al mio Calvario, non ero per nulla solo. Avevo 20.000 persone che erano state chiamate da Dio ad assistere allo stesso apparente fallimento. Sì, apparente, perché il mio non era un fallimento. E questa cosa trascendente di un fallimento, di un piccolo, è la cosa più grande che possa esistere in cielo. Vi fa specie che possa essere io un piccolo a dirlo,
ma non faccio grande me piccolo, ve l'ho detto io, quando un piccolo dona tutto quello che ha, è chi dona più di tutti. Ecco il miracolo grandioso in cielo, più grande di ogni altro apparente miracolo, a Lourdes, a Fatima, in cui certo la divinità si mostra, ma non così fattiva, così resa presente nel nostro tempo reale, in cui si vede realmente un povero uomo che ha cessato di essere potente, si è messo a servizio di tutti e ne esce come se avesse la coda tra le gambe, colpevolizzato da tutti, non compreso da nessuno. Ma questo, che può essere vero per noi, non è vero per Gesù Cristo. Ora però voglio farvi vedere un'altra cosa. 31 anni che cosa sono? Io che vi sto facendo delle lezioni di fisica, ecco 31 anni che cosa sono. Non so se riuscite a leggere, è meglio che io ingrandisca un po' questa visione, se no voi non leggete nulla. Vediamo un po'. Ecco qui. Quando 300 milioni di 300 milionesimi è l'unità di riferimento, perché l'unità di riferimento è 10 elevato a 10, che quando si divide per il piano 10 elevato a 2 è 100 milioni, ossia 2, 10 elevato a 8, 100 milioni in X, 100 milioni in Y e 100 milioni in Z, in totale nei tre assi che fondano il volume è 300 milioni in linea e dura un secondo. La luce in tutto questo contesto è presente solo con 299.792.458 metri, ma quelli che mancano non mancano, sono stati soltanto divisi all'interno dei 300 milioni in ciò che è presente e ciò che manca perché è futuro. Il futuro che esiste in questa unità di 300 milioni di 300 milionesimi. Ora, quando è unitario un secondo e noi prendiamo tutti i secondi di un anno, l'anno è la rotazione intera della massa della Terra, noi abbiamo che il valore totale dei secondi in un anno è 31.557.600. Vedete, dove è unitario il 1000 volte 1000, qui ce n'è 31. E 31 si rivela proprio il valore esatto. Quando noi questo 31, che è la quantità dei secondi di un anno, lo dividiamo per tutto il tempo di futuro che riguarda questo numero qui, 207.542, allora 31.557 diviso 207.000 eccetera è uguale a 152. Vedete, è nel segno 100, 100 è il valore assegnato nel modo esemplare al piano di un Dio che usa il 10 a figura di se stesso, e nel 100 è 10 per 10, mentre nel 52 è 26 più 26, dove 26 è il valore di Dio. Quindi vedete, abbiamo un 50 più 50 e un 26 più 26, che esiste per due volte, e se noi lo leggiamo a rovescio, proprio al contrario, è il 25-1 e diventa il mio giorno natale, il giorno 25 nato nel mese 1. Ma in questo tempo qui c'è poi il tempo decimale che rivela proprio
di avere alla dimensione decimillesima della realtà 540, che è il valore totale dell'intensità della luce, e poi 420 che indica tutta la combinazione 6 per 7 in decine, laddove 6 sono i 6 versi e 6 a 1 è quella settimana in cui Dio crea il mondo, perché non basta che esistano i 6 versi, occorre anche uno che li percorre, e dunque quando c'è uno che li percorre e vale 7 come l'unità della creazione per i 6 versi della creazione, e riguarda un 10, è un 420. Come vedete, il giorno che nel numero è 31, l'anno che nel numero è 31, è talmente unitario da essere 1 nella presenza e 10 più 10 più 10 nella lunghezza dei tre lati di un volume che abbia per lato il valore 10 che il Signore ha assunto a immagine e somiglianza di se stesso.